Incidente mortale sull'autostrada Palermo-Catania. La vittima è un bimbo di 8 anni di Campo Felice di Roccella. Il piccolo viaggiava in macchina con il padre a bordo di un'utilitaria che si è ribaltata dopo lo scontro con un'altra autovettura guidata da un pensionato di 77 anni. Nel sinistro sono rimaste coinvolte altre due persone trasportate in ospedale dai sanitari del 118. L'incidente si è verificato intorno alle 18.30 di ieri pomeriggio all'altezza dell'agglomerato industriale di Termini Imerese. Protagoniste del tragico scontro sono state due automobili che stavano procedendo in direzione del capoluogo etneo. I feriti sono stati trasportati in ospedale dai sanitari del 118, intervenuti insieme ai vigili del fuoco e gli operatori dell'ANAS che hanno provveduto a mettere in sicurezza la carreggiata. I rilievi per stabilire le responsabilità sono stati condotti dagli agenti della polizia stradale. Il piccolo è deceduto per le gravi ferite riportate nell'impatto.